Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntatona dal colore di retro computing parleremo di Macintosh esotici. Quali Macintosh esotici rintracciare sul mercato dell'usato per una collezione di retro computing? Allora, per Macintosh esotici io intendo tutta una serie di computer con un design insolito, inusuale e con colori, diciamo, non standard rispetto a quello che si trova nel mondo dei PC o comunque della storia dei computer. Tutto hardware prodotto da Apple, questi Macintosh esotici, che non hanno dei normali pizza boxes nella forma di un PC desktop, tutti computer che non sono tower, tutti computer che non sono laptop e un notebook in senso stretto. Apple ha stupito il mondo di consumatori, spesso con un design insolito, inusuale, macchine che fanno quasi arredamento, come un quadro oppure un mobile. Hardware dalle forme e colori esotiche, inusuali, che in più, guarda, anche incidentalmente sono dei computer. Questa breve carrellata ho raccolto una serie di modelli in cui potrete andare a leggere i dati tecnici nei link di EveryMac che ho posto in descrizione in questo file di YouTube, in modo da rendervi conto se questo hardware ha tastiere USB oppure ADB, quanto vecchi siano i loro hard disk ed alimentatori, che sistemi operativi possono processare meglio e se sia il caso o meno di inserirli in una collezione hardware di retro computing. In particolar modo, se non l'avete già visto, io vi consiglio di andare a visionare il video relativo al confronto tra iMac contro ebook, quale dei due scegliere per una collezione di retro computing, che penso sia importante di darci una sbirciatina.